Per i tuoi crediti FIFA 17, scegli i migliori, scegli i più veloci, scegli IG Vault. Link e codice sconto qui sotto in descrizione. Dopo la botta di adrenalina che ci ha dato l'ultimo episodio della carriera, non vedevo l'ora di tornare qui e sono stato bravo, vedete, il secondo episodio nel giro di una settimana. Ecco qui, giochiamo contro la Lokomotiv di Mosca in Champions League e quindi dobbiamo fare 3 punti per aggiudicarci il passaggio del girone, che sarebbe già un traguardo storico di per sé, perché in Champions passare il girone con Tottenham e Atletico Madrid è veramente complicatissimo, soprattutto perché adesso stiamo giocando a modalità leggenda, quindi ragazzi concentrati, anche se sicuramente farò un sacco di turnover, anche perché Piazza se non muore di infarto. Turnover completissimo: Robben, Ribéry, Niang e Kishna a centrocampo, perché ci manca sempre un centrocampista che dovremo prendere assolutamente a gennaio. Ci siamo, comunque la formazione è di qualità e c'è anche Capitan Magnanelli, e gli diamo la fascia perché non può essere Gonzalo Rodriguez se c'è Magnanelli in campo. In tanti mi avete chiesto perché faccio così tanto turnover in Champions League e non in campionato. Beh, perché non so gestirmela in realtà, perché dovrei guardare il calendario e cercare di fare il turnover in campionato per far giocare i titolari in Champions, ma arriviamo sempre al giorno della partita, al martedì, al mercoledì, che i titolari sono stanchi e quindi dobbiamo risolverla così. Ma sono sicuro che, dato che la rosa che abbiamo è lunga e di qualità, riusciremo a far bene anche con questi giocatori, soprattutto con questo qua, Mbaye Niang. E suo fratello Robben, che parte, la vuole andare a prendere. Eccolo qua, Robben, la stoppa e poi si infila dentro per Ribéry, l'altro fratellino, l'altro ex Bayern Monaco, però l'abbiamo persa e riparta loro. Pellegrini, tra le linee, a cercare il capitano, Magnanelli, che gioca in Champions con la fascia al braccio. Una storia bellissima, partita dalla Serie C. All'indietro, ancora una volta, Ribéry, va da Magnanelli, facciamogli fare gol a Magnanelli, mamma mia, calcio d'angolo. Scusa? No, non devi chiedere scusa, capitano, tu sei il migliore al mondo. Robben prova a portare via l'uomo, la mettiamo dentro, deve saltare, c'è Gonzalo Rodriguez, fuori di poco. Caldara perde una brutta palla, Samedov in area, la mette dentro, Donnarumma. Robben, che parte molto dietro, allora serve Ribéry, e Robben poi si prova a muovere nello spazio. Ribéry lo serve benissimo, Robben, ancora, in buona posizione, Robben. Palla tra i piedi, va da Niang, Niang in area, Niang vuole allargare su Kishna che arriva, lo stop il tiro di Kishna 2 volte murato. Caldara la recupera bene e poi prova a uscire, prova a imbeccare, fa ripartire l'azione, ce la fa da Dio, dentro così, Kishna, neanche allunga la squadra, Kishna che lo serve, sì però Fira, come fa a arrivarci un cristiano su un pallone del genere, Ricky? Samedov, dalla bandierina, Magnanelli, sempre presente, sempre preciso e concentrato di testa. Attenzione, ancora noi, Niang, proviamo a marcare con Niang, la mettono dentro. No, 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 no! Lokomotiv 1, Sassuolo 0. Ha fatto gol Maicon, che non è quello dell'Inter. Anzi no, è Fernandes. Chi è? Non lo so, non li conosco, non ne conosco uno, so solo che stiamo perdendo. Proviamo a schierarci col 4-4-2 come abbiamo fatto l'altra volta. Proviamoci, perché abbiamo dei giocatori molto da 4-4-2. Ribéry, Kishna, facciamo Ribéry a destra, Kishna a sinistra per mantenere i piedi forti. Kishna e Ribéry, sicuramente due giocatori molto tecnici, molto col baricentro basso, che possono fare la differenza, i nostri esterni. Ribéry la vuol mettere per Robben, che si coordina, prova a colpire di testa. Robben, la palla che rimane lì, la serve a Niang che tira, la para subito Guglielme. Finisce la prima frazione, finisce il primo tempo, siamo sotto, ma possiamo benissimo recuperare nel secondo tempo con anche i cambi. Abbiamo i titolari tutti in panchina, quindi questa è la squadra di riserve. E devo dire la verità, c'è un motivo per cui sto facendo giocare quegli 11 là titolari con il solo ballottaggio Pellegrini Sturaro, poi se sbaglio queste palle però sono scemo io, perché sono i più forti indubbiamente, questi qua sono un gradino sotto a tutti gli altri che giocano assiduamente. Niang, attenzione, si butta dentro così, chi è? È Ribéry, e allora Robben prova a servirlo, sa come la vuole Ribéry, però la colpisce male, poi Ribéry la riesce a riprendere in qualche modo, ma è troppo lento, non ce la fa, è lentissimo Ribéry. Robben la prende lì e poi c'è Niang, cerchiamo di aprire il gioco, tutto su Kishna, non abbiamo più un esterno dall'altra parte, Kishna la mette dentro per Niang che la stoppa, il tiro di Niang, non puoi mangiarti un'occasione del genere Mbaye, è il momento di farlo entrare, è il momento di sua santità Andrea Belotti. Esce Ribéry, che non mi è piaciuto neanche un po', ma bisogna farlo giocare ogni tanto. Mettiamo dentro anche Muriel, e non Muriel, va bene? Dico Muriel, ok? E poi mettiamo dentro... Sturaro è stanco, mettiamo dentro Mandragora, non abbiamo niente da perdere, esce Capitan Magnanelli. Mandragora va a saltare con la testa, riesce a servire Kishna in qualche modo. Ancora Kishna, che non è cattivo su questa palla, ne perde il possesso. Bruttissimo intervento dei centrali. Ancora Maicon Fernandes, il tiro, la doppietta di Maicon Fernandes. Lokomotiv 2, Sassuolo 0, probabilmente meritata questa sconfitta, non ci siamo per niente. Ma non è finita, dai, abbiamo ancora un po' di tempo, abbiamo visto che con la Juve e con l'Inter che siamo stati bravi, che loro riescono sempre a riaprire le gare, perché non ci dobbiamo riuscire anche noi? Perché noi dobbiamo solo subire? Ancora una volta Maicon Fernandes, ma è fortissimo ragazzi, non si riesce a fermare in nessun modo.
dentro Mandragora, c'è Muriel, ancora Muriel. Muriel che sbaglia completamente tutto, spiegatemi perché ha fatto quell'obbrobrio, quell'obbrobrio di giocata. Maicon, ancora, ah ma sono due persone diverse allora. Li ho sempre uniti, pensavo che fossero lo stesso. Muriel, può andare Muriel, attenzione perché Robin sull'esterno chiama la palla, chiama la giocata. Prova a ridarla Muriel, ancora una volta che non riesce a servire l'1-2 ad Ariel Robin. Poi Muriel la va a riprendere, ancora Muriel in possesso della palla. Fa 7-8 falli, Muriel non mi piace proprio quest'anno. Dentro da Robin, Robin che si appoggia a Muriel che non riesce ad andarla a prendere. Adesso sì, ancora Muriel, dentro, bellissima palla per Calabria che può stoppare, può tirare la palla che è lì. Calabria si gira, la mette dietro, ancora Muriel, non ce la fa, non ce la fa proprio. Certo che andare a perdere tre punti importanti proprio contro la squadra più triste del girone un pochino mi rode, Ho fatto dei cambi, ho fatto del turnover che non ci stava per niente. Pensavo di fare molto meglio contro questa squadraccia. Ancora Kishna, dentro per Muriel, ancora Muriel, 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 Muriel. Beh, benissimo, tiro da tre punti Muriel. Dove giochi? A football? Giochi a rugby? Perché se quello era un tiro per far gol hai sbagliato sport. No ragazzi, ha vinto l'Atletico. La cosa peggiore assoluta che poteva succedere alla vittoria dell'Atletico è successa. La prossima è col Tottenham e ci giochiamo il tutto per tutto, lo scontro diretto, chi vince passa. Cioè in questo momento siamo addirittura fuori dalla Champions, per la differenza reti, per il gol bruttissimo di Muriel che ha sbagliato all'ultimo secondo. Ed è incredibile perché potrebbe passare anche alla Lokomotiv con i tre punti che gli abbiamo regalato. E l'Atletico da fuori dalla Champions adesso è prima. Mamma mia che difficoltà atroce. Cioè siamo andati a rovinare tutto, 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 tutto. Ma grazie mister un cazzo, avete giocato da merda, fate schifo. Ecco, giochiamo col Carpi. Nell'ultima puntata Juve-Inter, boom, fenomeni, abbiamo vinto. Con la Lokomotiv di Mosca abbiamo perso, col Carpi riusciamo a vincere. Formazione titolare più strutturale al posto di Pellegrini come al solito, Jerry Mbakogu non ci fai paura. Tra l'altro questo è il derby perché Carpi e Sassuolo sono due squadre dell'Emilia, proprio la mia regione d'appartenenza. Anche se io abito in provincia di Modena, sono molto più vicino a Ferrara della SPAL, quindi questa partita mi lascia abbastanza indifferente, se non che i colori nero-verdi del Sassuolo mi sono nel cuore. Sì, vabbè, ma questo Carpi sta facendo un tiki-taka degno della Spagna, campione del mondo e d'Europa per 20 volte di fila. Pasciuti dalla bandierina, la viene a prendere Antonio Di Gaudio. Di Gaudio la mette dentro per Jerry Mbakogu, ancora una volta. Possibile non riuscire a prendere la palla al Carpi? Stiamo giocando da 6 minuti, non l'ho ancora toccata neanche per un momento, neanche per sbaglio. L'ho toccata adesso per metterla fuori, per ridargliela. Non ci credo, ma guardate! Quando riuscirò a capire la logica di questo gioco, probabilmente sarò già morto. Riusciamo a prenderla, e poi la perdiamo, e poi la prendiamo ancora, e poi la perdiamo, anzi no, perché Belotti riesce a prenderla. C'era Berardi che tagliava, mamma mia. Sturaro, c'è Mattiello Largo, lo serviamo, attenzione. Belotti, la va a prendere, ancora Belotti, sempre Belotti. Belotti vede il taglio incredibile del terzino, è De Sciglio, ancora De Sciglio in aria. La mette per Berardi, lo stop, il tiro, il gol! Non ci credo, avevamo preso la traversa. E poi segna Mimmo, e poi segna, e Belotti lo va a abbracciare perché l'azione è tutta sua, e anche di De Sciglio che esulta da solo. Cosa sei De Sciglio, stupido? Dietro De Sciglio la mette Berardi, lo stop, la traversa, il tiro, il gol, si insacca. Benissimo, 1-0 dopo una partenza lampo del Carpi. Andiamo in vantaggio noi, l'importante è quello. Già quarto gol di Berardi in Serie A. Capitano, beh, perché cosa fai? Non esulti per rispetto al Carpi, cioè non è la tua ex squadra. Di Gaudio, ancora Di Gaudio sull'esterno. Di Gaudio, ma è un fenomeno Di Gaudio, sembrava Lionel Messi. La viene a prendere Piazza, la può portare, la può allargare su De Sciglio, l'autore del passaggio, proprio Berardi, come adesso, che ci sta facendo vivere il vantaggio. Ancora Berardi, si butta dentro Don Sa, e allora Berardi cosa fa? Non gliela dà al trattore, al carro armato, dentro Don Sa. Forse prende il fallo, ma questo si è ammazzato. Letizia, stai bene? Io non so quanti angoli abbia già battuto il Carpi, che sta veramente dominando la partita e siamo in vantaggio noi. Sono stati sfigatissimi in questa frazione di gara. Vediamo se riescono a rimanerlo per tutta la partita, sarebbe veramente giusto nei nostri confronti, con tutte le volte che abbiamo subito ingiustamente. Ancora Belotti da trequartista, dentro per Berardi, l'autore del gol. Berardi vuole andare da Sturaro, ancora Sturaro, c'è Belotti da solo. Belotti vuole andare da Piazza che stoppa la palla, spalla alla porta, ancora Piazza, numeri su numeri, serve Berardi con il tacco che è in area. Berardi, la palla che è ancora lì, parata del portiere. Sturaro la mette per Berardi, ancora ci arriva Belek. Berardi prova a servire, Don Sa che è entrato in area, Don Sa all'indietro per Belotti, lo stop, il tiro, Belotti a giro. Aia, 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 bellissima azione del Carpi. Romagnoli però capisce tutto e può spingere proprio lui. Ancora Romagnoli, pressatissimo, vuol far andare Belotti, l'ha innescato per andare a far gol. Ancora Belotti, sempre Belotti, chi aspetta? Berardi che lo capisce, arriva ad aiutarlo. Ancora Berardi, Mimmo, dentro, si appoggia a Piazza, Piazza con il tacco non riesce a cercare Belotti. Attenzione perché Diavara recupera un gran pallone, poi serve Piazza sulla linea del fuorigioco. Piazza regolare, Piazza vuole andare in porta, Piazza entra in area, Piazza, Belek!
se lo mangia Marco Piazza. Abbiamo fatto una bella azione, questa è la base del calcio. Benissimo, siamo andati da Dio, proviamo a replicarla. Ancora Niang, vuole andare dentro. Però se sbagliamo il passaggio, Mbaye, è pericolosa questa cosa. Ancora il Carpi che attacca sempre di più. Bellissima palla, a cercare Mbakogu, la diagonale di Mattiello, è efficace. Soprattutto adesso la mettiamo fuori, allontaniamola così. Romagnoli allarga tutto su Caldara, che anche da terzino largo può dirla sua, può far bene. Sicuramente in mezzo è chiuso da dei mostri sacri. Sull'esterno potrebbe avere più possibilità. Proprio adesso Caldara è imbucato verso la rete. Attenzione, Caldara cerca la giocata per l'assist, non trova spazio. Allora Caldara cerca di rientrare ancora una volta col mancino a cercare Belotti. No, Donnarumma, grazie, 3 di recupero, 90esimo, bravo. Fai così agli altri, tienila lì, non ci interessa. Facciamo scadere il tempo. Finisce qui 1-0 con calma. 1-0 per il Sassuolo. Partita bruttissima. Abbiamo fatto... Chi è Sarri? È uguale a Sarri. Abbiamo fatto due partite veramente brutte, sia in Champions che in campionato. Una l'abbiamo persa, una l'abbiamo vinta immeritatamente. Non ci sta. I giocatori del Carpi sono un po' delusi, giustamente, ma noi dovevamo prenderli questi 3 punti e speriamo che il Napoli sia riuscito a perdere. Guardate le statistiche, bruttissime. E il Napoli, ragazzi, si è fermato. Credo che abbia pareggiato e quindi siamo tornati capolista. Siamo primi in campionato. Non siamo ancora primi in Champions. Anzi, in questo momento siamo fuori dalla lotta Champions. Ma dobbiamo ritornare dentro al girone, perché fra pochissimo si gioca ancora la competizione più bella di tutte. E noi dobbiamo andare contro il Tottenham e fare benissimo, dobbiamo buttarli fuori. Muriel 6 settimane di stop, non me ne frega assolutamente nulla dopo la bruttissima prestazione e il gol sbagliato che, mamma mia, ci sta facendo andare fuori dalla Champions quel gol. Quindi ragazzi, cerchiamo di fare turnover nel prossimo episodio col Cesena e cerchiamo di mettere titolari in Champions, dato che sarà molto più importante quella partita. Ma come al solito non sarà oggi, ma sarà nel prossimo episodio. E come al solito salutiamo l'ultimo like su Instagram. Passate qui sotto in descrizione dove troverete tutti i link ai miei social network e tutti i link ai canali dei Brailles. L'ultimo like su Instagram è di Michael15Obori, che è di Bergamo. Quindi ciao Manuel, grazie per aver messo mi piace alla mia ultima foto.